Bentrovati, bentrovati ancora una volta a Venezia Giulia News. Sono in compagnia di Kaya, adesso è il nostro Australian Silky Terrier, una delle bestioline che io ho a casa. Con lei presentiamo questa puntata di Venezia Giulia News. La prima parte sarà completamente dedicata al convegno ACLI di Gradisca di Sonzo. Le ACLI hanno organizzato questo convegno per illustrare i servizi adatti al sociale. Abbiamo intervistato Adelkis Buels, che è il direttore del patronato ACLI della provincia di Gorizia, Maura Clementi, responsabile del servizio sociale dell'ambito Alto Isontino, Raffaella Maioni, responsabile dell'ACLI nazionale ACLI Golf, e chiuderemo con la presidente della provincia di Gorizia, Silvia Paoletti. Seconda parte, invece, dedicata per diciamo, i primi minuti alla politica, all'intervento a Gorizia della nuova presidente della regione Friuli Venezia Giulia Serracchiani, che ha incontrato il sindaco Ettore Romoli, e poi la prima parte del concerto degli Earth, Wind and Fire Experience con Al McKay, chitarrista appunto degli Earth, Wind and Fire per ben 8 anni, che ha chiuso la stagione dei grandi eventi, la stagione teatrale del Teatro Verdi di Gorizia. Ma adesso partiamo con il convegno organizzato dalle ACLI Isontine per quanto riguarda i servizi sociali illustrati ai cittadini. Brava, Kaya. Le ACLI nel sociale si differenziano oltre per la loro capillarità in tutta Italia, anche a Gorizia offrono dei servizi particolari. Per cosa si distinguono le ACLI? Che magari qualcuno viene da voi a chiedervi consulenza, consiglio? In modo particolare vengono da noi moltissime persone che hanno difficoltà di tipo collegata all'invalidità e alle malattie. Per queste persone in particolare abbiamo un servizio per appuntamento in modo da evitare le code che normalmente ci sono in servizi come il nostro e anche per dare un aiuto alla famiglia che può gestirsi e organizzarsi in maniera semplice e diretta. E con il tempo necessario allo svolgimento di una pratica che è sempre di grossa importanza per le persone e anche per la società. Le ACLI in provincia di Gorizia, divisa nel Monfalconese e nel Goriziano, notano qualche differenza di bisogni di servizi o Monfalcone o a Gorizia o è tutto simile? Ma diciamo che operando sia su Gorizia che su Monfalcone ho un'esperienza diretta della realtà e devo dire che il goriziano dal punto di vista dei servizi sociali è veramente attivo e il monfalconese è attivo soprattutto sul campo del lavoro. Quindi questa è un po', ecco, la differenza che vedo nelle due realtà. La differenza, secondo lei, è richiesta dagli utenti o così una cultura che ha portato a questi settori divisi? Direi che è una realtà storica, deriva più che altro dal fatto della presenza dei cantieri nel Monfalconese e quindi una tutela e un'attenzione molto elevata per quello che è la parte attiva della popolazione. E sul goriziano invece vediamo un'attenzione superiore alla persona anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, anche quando una persona effettivamente comincia ad avere necessità di tutto quello che il territorio può offrire. Se uno volesse venire da voi, diciamo a Gorizia, come vi può contattare? In che orari può venire o può telefonare? Noi abbiamo un telefono che normalmente è sempre aperto e anche molto occupato. Una delle cose che molto spesso ci sentiamo dire effettivamente è questa. Io quindi chiedo scusa soprattutto in questo momento perché per semplificare le cose utilizziamo lo stesso numero che è lo 0481 533 219 sia per il servizio di patronato che anche per la parte fiscale, quindi 730 ISEE. E quindi come orari siamo per quello che riguarda la parte fiscale è tutto su appuntamento e quindi la cosa migliore, anche evitando code, telefonare al numero di cui vi dicevo prima. Abbiamo anche una mail dedicata che è gorizia@acliservice.acli.it per quello che riguarda la parte fiscale, mentre gorizia@patronato.acli.it per quello che riguarda i servizi di patronato. E stiamo iniziando effettivamente ad avere delle grosse risposte anche utilizzando questo sistema che è molto diretto e che permette un contatto immediato e molto utile.
Le ACLI hanno organizzato un convegno per portare a conoscenza della popolazione i servizi che in questo caso in provincia di Gorizia sono disponibili nel sociale. Dottoressa Clementi, nell'ambito Alto Isontino cosa si può dire per questi servizi? Cosa c'è? Noi gestiamo una serie di servizi rivolti alle situazioni di fragilità sia di famiglie con bambini sia nelle situazioni di disabilità o di non autosufficienza e devo dire che il livello dei servizi è di buona qualità e anche di intensità e garantisce sostanzialmente il mantenimento al domicilio della persona in condizione di non autosufficienza. Questo così è l'obiettivo ultimo, se possibile. Laddove questo non è possibile, ovviamente bisogna ricorrere alle soluzioni di residenzialità. Ultimamente avete iniziato anche il discorso dell'affido, che qualcuno confonde ancora. Potremmo spiegare che cos'è, perché lei ha detto che è meglio non dare in affido, in questo particolare tipo di affido, a persone che vogliono adottare. Spieghiamo che cos'è l'affido. Sì, il servizio sta facendo così una campagna anche informativa in merito all'affidamento eterofamiliare proprio per sostenere delle situazioni di famiglie fragili che hanno dei bambini al proprio interno a cui non riescono così a dare la totalità delle risposte necessarie a un armonico sviluppo per trovare così altre famiglie disponibili a supportare così l'organizzazione della famiglia d'origine. Che poi tra l'altro non è altro che rinforzare quello che una volta era la normale rete di aiuti di vicinato sostanzialmente che adesso dobbiamo in tutti i modi codificare. L'affido è sicuramente una modalità molto diversa dall'adozione. L'adozione significa che il bambino è in cerca di una famiglia, diciamo, perché non ha più una famiglia di origine di riferimento. In questo caso, invece, il bambino ha una famiglia d'origine di riferimento che necessita lei e il bambino di essere supportati per continuare così una buona crescita. Se qualcuno volesse avere notizie sull'affido, come fa? Può rivolgersi ai nostri uffici a Gorizia, in via Baiamonti 22, che tra l'altro stanno collaborando anche con un'associazione che proprio a maggio inizierà degli incontri formativi per famiglie aspiranti affidatarie. Tra l'altro possono essere famiglie, coppie, ma anche persone singole che sono disponibili così a supportare dei ragazzini nel loro percorso educativo. Gradisca che si è tenuto un convegno per diciamo informare i cittadini. Quello che fa ACLI Colf, cosa fa? L'ACLI Colf sono un'associazione che promuove e tutela le lavoratrici e i lavoratori domestici. È un'associazione che ha le sue origini, ovvero alla fine degli anni 40, dal 1945, si è occupata di seguire le donne italiane che migravano all'interno del nostro paese proprio facendo le lavoratrici domestiche. Ancora oggi ci occupiamo di questo tema, ci occupiamo di collaboratrici familiari, di assistenti familiari, le cosiddette badanti, per promuovere in particolare l'emersione del lavoro nero, in quanto è un settore in cui ancora è forte la presenza del sommerso, per quindi regolarizzare i rapporti di lavoro, per promuovere una cultura del lavoro domestico e della dignità di questa categoria di lavoratori che ancora ha dei diritti che non sono riconosciuti. Un esempio sono la malattia che non è appunto pagata dall'INPS e la maternità, c'è solo la maternità obbligatoria, quindi diciamo che manca quella che è una condizione di uguale trattamento rispetto agli altri lavoratrici, quindi la maternità facoltativa. Ci sembrano per una categoria che è composta dalla maggior parte da donne importante riconoscere la pienezza dei diritti e quindi di promuovere e ancora oggi tutelare questa categoria del mondo del lavoro. Questa mancanza di tutele è una dei punti di forza purtroppo del cosiddetto lavoro nero in questo settore? Questa mancanza di tutele è una debolezza e influisce sul lavoro nero, nel senso che
oggi, congiunturalmente alla crisi economica, il lavoro nero continua a persistere, anzi sta aumentando perché le famiglie hanno meno possibilità economiche, sta aumentando perché le lavoratrici non vedono la convenienza di essere messe in regola, nel senso che a fronte del pagamento dei contributi, non avendo la malattia, non avendo la maternità completa e pensiamo alla pensione, che sarà una pensione insignificante rispetto alla contribuzione che oggi hanno i lavoratori domestici, che è diversa dagli altri rapporti di lavoro, perché si basa su fasce contributive e non sulle retribuzioni. Questo naturalmente determina un circolo vizioso al ribasso, cioè perché mettersi in regola se non ha dei benefici? Ma noi ci teniamo a ricordare che è fondamentale, soprattutto perché ci sono dei casi in cui è importantissimo, soprattutto i casi in cui può succedere un infortunio sul lavoro, e a fronte di un infortunio sul lavoro c'è una grossa responsabilità in capo al datore di lavoro e grosse tutele per la lavoratrice solo se messa in regola. Quindi è importante avere un contratto di lavoro e essere messa in regola. C'è una domanda di cosiddette badanti o collaboratrici familiari solo da persone estere o anche le italiane, vista la crisi, si stanno muovendo in questo settore? Noi registriamo una presenza oggi di italiane soprattutto all'interno di corsi di formazione professionale e un avvicinamento e un inserimento nel settore del lavoro domestico, soprattutto nel lavoro domestico ad ore, perché appunto le italiane, avendo magari la famiglia, preferiscono dei lavori ad ore e non in regime di convivenza, anche se ci sono delle realtà e delle nostre sedi che ci dicono che sempre più ci sono delle signore italiane che sarebbero disponibili anche a lavorare come assistenti familiari in regime di convivenza. Quindi diciamo, vediamo che abbiamo un'Italia che in questi 50 anni ci racconta di donne che da quando avevano 13 anni negli anni 50 andavano a fare le cosiddette serve, alle collaboratrici familiari di oggi e alle donne italiane che oggi ritornano a fare la lavoratrice domestica. Speriamo che tutto questo che questa situazione porti comunque a proprio fare un cambio culturale nella mentalità e che questo venga riconosciuto con lavoro, non un lavoro di serie B, ma un lavoro come tutti gli altri lavori. Silvia Paoletti ha detto nel suo intervento: le ACLI devono essere una sentinella del territorio. Perché? Perché oggi in particolar modo la situazione che le famiglie e in particolar modo la persona che l'associazione pone al primo posto stanno vivendo una situazione appunto socio-economica molto delicata, ed è per questo che noi come ACLI desideriamo essere sentinelle del territorio in collaborazione ACLI provinciale con i 10 circoli che esistono sul territorio, per essere un punto d'ascolto dei bisogni delle persone, perché non dobbiamo dimenticare che comunque la nostra gente ha una grandissima dignità e molto spesso si vergogna di chiedere di quello che ha bisogno. In realtà ci sono molti servizi e oggi sono stati illustrati, sembra che in provincia di Gorizia ce ne siano di servizi. Assolutamente sì, ce ne sono moltissimi e ringraziamo davvero di poter usufruire di tanti e di qualità dei servizi, però molto spesso, proprio perché come dicevo prima c'è una sorta di dignità nel chiedere le cose, le persone non sono e le famiglie non sono consapevoli di quanto e che cosa possono avere a supporto della famiglia. Potremmo dire che in questo caso è una non educazione al chiedere? Beh, noi sicuramente come gente del nostro territorio abituata ad affrontare con le proprie forze anche economiche non abbiamo questa cultura, però purtroppo oggi la famiglia non riesce più ad essere il famoso ammortizzatore sociale, sta veramente, come si dice, scavando nel pozzo. A fondo proprio, e quindi c'è bisogno di dare delle risposte, ma soprattutto informazione in riferimento a quello che si può chiedere. Lanciamo un messaggio agli aclisti invece di Gorizia e della provincia: datevi da fare per? Beh, certamente l'unione, come sempre ho pensato, fa la forza, quindi tutti insieme creiamo questa rete di persone che possono ascoltare e non sentire. È importante ascoltare il bisogno della gente.
Era il convegno dell'ACLI a Gradisca di Sonzo. Con Caia vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla seconda parte fra qualche minuto con Deborah Serracchiani in visita a Gorizia e di Earth, Wind & Fire Experience. Mi piace. Fino all'8 maggio, Raserba SG 1040C spinta, scontato del 26% in tutti gli ipermercati di Coop Consumatori Nord-Est. Luis Clet, team di musica. Si scomence di Sabide ai Sis di Avril, Alice Nuve Sot Sere e in repliche il Lunis Alice di Semiege su Telefriuli. Parfevelà di musiche, indovinà i videos dai concerts e parsunà i Mior Talks. Anche su Facebook. All'Arredo Più di Gemona il tuo usato vale oro. Valutazione e assegno direttamente a casa vostra. Contattateci. Occasione unica e irripetibile solo in questo periodo. Inoltre pagamenti personalizzati in 18 mesi tasso zero. L'Arredo Più e solo a Gemona siamo sempre aperti con orario continuato. Questo è il momento e questa è l'occasione giusta. Ora, più che mai. Bentornati in studio, siamo all'esterno, siamo nell'agro isontino per Venezia Giulia News. Adesso abbiamo cambiato la compagna, lei è Kim, la gemellina di Caia, e presentiamo l'intervento della Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, che è venuta a Gorizia. La Presidente della Regione Deborah Serracchiani ha proseguito la serie di appuntamenti istituzionali nei capoluoghi del Friuli Venezia Giulia, incontrando a Gorizia il Sindaco Ettore Romoli e il Prefetto Maria Augusta Marroso. Serracchiani ha confermato inoltre che nei prossimi giorni, a completamento dei giri d'orizzonte con le istituzioni territoriali, incontrerà anche i presidenti delle quattro province, prima quella di Gorizia. E devo dire, colgo l'occasione per dirlo qui se posso, sono anche un po' dispiaciuta dall'atteggiamento di alcuni presidenti di provincia, perché nonostante i tanti impegni che abbiamo avuto e anche le urgenze, io prontamente ho chiesto un incontro anche ai presidenti delle province. Devo dire che martedì ho l'occasione di incontrare il presidente della provincia di Gorizia, che verrò a trovare, il presidente della provincia di Trieste, che andrò a trovare, e anche chi si è sentito ingiustamente offeso, cioè il presidente della provincia di Pordenone, il presidente della provincia di Udine, il quale è stato proclamato da poco, quindi neanche volendo potevo andarlo a trovare prima, e sarà mia cura naturalmente fissare a breve un incontro anche con gli ultimi due. Il presidente ha fatto i complimenti a Gorizia per l'uso del transfrontaliero. Devo dire che qui a Gorizia c'è la prova provata che gli strumenti giuridici reali, cioè i GECT, gli Interreg, l'Euroregione, sono assolutamente utilizzabili da questa regione in modo proficuo, assolutamente proficuo nel senso sia di incanalare dei finanziamenti europei, sia in termini di progettualità, perché poi hanno di fondo il mettere insieme una rete che vada oltre i confini storici o le singole regioni. Qui ce n'è appunto una prova assolutamente utile. Quello che ho detto sempre, insisto a dire, utilizziamo gli strumenti giuridici che esistono, non inventiamoci cose che non stanno scritte da nessuna parte, come appunto la macroregione del nord, che non ha nessun tipo di valore per quanto mi riguarda il giuridico. Signor Sindaco, la Presidente della Regione è venuta a Gorizia. Che cosa ha detto per il Comune e per la nostra zona?
Ma diciamo, io gli ho fatto presente tutti i problemi della città, che lei peraltro già conosceva, essendo stata a Gorizia anche in campagna elettorale più volte. E gli ho ricordato il problema dell'azienda sanitaria, che è un problema sentito dalla nostra città. Gli ho ricordato il problema della Pozzuolo, nel quale lei si è impegnata a intervenire presso il governo. Gli ho ricordato anche il problema recentissimo della casa di riposo, nella quale è opportuno che la Regione intervenga con dei finanziamenti al fine di evitare sia il trasferimento degli utenti sia quello, la messa in mobilità del personale, cosa che peraltro non è mai stata nemmeno ipotizzata. Era Deborah Serracchiani assieme al sindaco Ettore Romoli per l'intervento che aveva preventivato il nuovo presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Avete sentito le dichiarazioni riguardanti la presidente e quello che ha detto il sindaco. E adesso un po' di musica, per in particolar modo quello che è successo con lo spettacolo di chiusura della stagione del Teatro Verdi di Gorizia, Earth, Wind and Fire Experience con Al McKay. Non erano i veri e propri tutti gli Earth, Wind and Fire, ma dentro la formazione c'era veramente qualcuno che di musica se ne intendeva, come un signore con il cappello che la regia vi mette in sovrimpressione adesso, che suona la chitarra, una bella Gibson, Al McKay, che è stato uno degli autori più prolifici del progetto Earth, Wind and Fire. Adesso vi facciamo la prima parte, anche lei non vede l'ora di andare a sentire le musiche con quello che è stato forse il più grande successo degli Earth, Wind and Fire, September. Yeah.
Bentornati. Per quanto riguarda Venezia Giulia News abbiamo finito l'Experience Earth, Wind and Fire, la seconda parte la settimana prossima, ed è stato un concerto veramente grandioso. Alessandro Bonfanti vi saluta e come al solito vi dice alla fine del programma: ci troviamo fra 7 giorni, stesso posto, stessa ora, anche con Kim, vero?